Cos'è la PlayStation? Sony è una società nata a Tokyo nel 1946, letteralmente dalle macerie della guerra, fondata da Masaru Ibuka e Akio Morita come Tokyo Tsushin Kogyo e ribattezzata nel 1958 Sony Corporation. Il nome Sony deriva dalla parola latina sonus, radice di suono, e da Sonny, uno slang americano che era in voga negli anni 50 in Giappone per indicare i giovani più fighi, cosa che i due fondatori pensavano di essere. Dalla prima radio transistor al primo lettore di compact disc, passando per il Walkman e per i floppy disk da 3.5 pollici, Sony ha sempre cercato la massima innovazione nel mercato consumer, prendendo qualche piccola cantonata. Nel 1988 Nintendo chiese a Sony di produrre un lettore CD-ROM per il Super Famicom o Super Nintendo, sfruttando una collaborazione già avviata per la fornitura dei chip audio della stessa console. Il designer di questo chip, lo SPC-700, era Ken Kutaragi, un dipendente di Sony che portò avanti lo sviluppo e l'accordo con Nintendo di nascosto dai suoi dirigenti, trovando infine un'insperata approvazione dall'allora CEO Norio Oga. Il piano originale di Nintendo era di produrre solo un add-on, ma Sony pensava invece di sfruttare la sua esperienza nelle console con MSX per creare una propria piattaforma compatibile con le cartucce del Super Nintendo e con il suo formato CD proprietario, chiamato Super Disc. Al CES del 1991 fu presentata PlayStation, conosciuta anche come SNES CD, ma il giorno dopo l'annuncio Nintendo annunciò di aver rotto la partnership con Sony e di aver stretto un accordo per la produzione della console con Philips. Il presidente di Nintendo, Hiroshi Yamauchi, aveva ritenuto il contratto inaccettabile dato che dava a Sony troppo potere sulle licenze di giochi in formato CD-ROM e preferì firmarne uno più vantaggioso in cui manteneva il controllo sulle licenze di tutte le macchine prodotte dalla compagnia olandese. Questa fu un'umiliazione che Sony non dimenticherà mai. E peraltro fu molto dibattuta tra i businessmen giapponesi perché infrangeva un codice d'onore non scritto che voleva le compagnie native non sfidarsi tra loro a vantaggio di una compagnia straniera. Da un lato Sony continuò le trattative con Nintendo per la fornitura di componenti, ma dall'altro avviò delle discussioni interne per decidere il futuro del progetto. I dirigenti più anziani di Sony volevano rimanere legati al più serio mercato audio-video, mentre vedevano Nintendo e Sega come fabbriche di giocattoli. A credere fermamente nel progetto era Ken Kutaragi, oggi ricordato come il padre della PlayStation, che riuscì a convincere il CEO Norio Oga ricordandogli l'umiliazione subita da Nintendo. Kutaragi e Shigeo Maruyama, CEO di Sony Music, crearono la nuova divisione Sony Computer Entertainment e reclutarono Phil Harrison con il preciso scopo di attrarre sviluppatori e publisher di talento per creare videogiochi per la console. E tra i primi partner ci furono Electronic Arts in Occidente e Namco e Konami in Giappone. Nel 1994 il mercato scoprì dell'imminente arrivo del progetto Sony PSX, una piattaforma basata su grafica 3D e lettore di CD-ROM che avrebbe rivaleggiato in prezzo e potenza con Sega Saturn. L'architettura hardware di PSX comprendeva un microprocessore basato sul MIPS R3000 a 32 bit di produzione LSI, un chip dedicato a poligoni e texture creato da Toshiba che Sony chiamò GPU, termine che usiamo ancora oggi per riferirci alle schede video, 3 MB di memoria RAM, una Sound Processing Unit creata direttamente da Sony e naturalmente il lettore CD-ROM. Il focus sulla grafica 3D poligonale di PlayStation fu dovuto al successo di un videogioco arcade di Sega, Virtua Fighter, che proprio nel 93 fu distribuito nelle sale giochi di tutto il mondo diventando un successo globale. L'intuizione di Psygnosis, studio di Liverpool acquisito da Sony, fu di creare un kit di sviluppo basato sul linguaggio C e su GCC, in modo da rendere la produzione di videogiochi PSX più inclusiva possibile e ampliare così il parco titoli. PlayStation fu lanciata in Giappone il 3 dicembre 1994, vendendo 100.000 unità il primo giorno e 2 milioni in 6 mesi, e con il lancio in Nord America al primo E3 e contemporaneamente in Europa nel 1995 si consolidò un successo planetario. Alla fine del suo percorso PlayStation aveva venduto 102 milioni di unità, distruggendo la competizione sia del Saturn che di Nintendo 64. Sì, perché nel frattempo l'accordo di Nintendo con Philips saltò e mentre gli olandesi rimasero i diritti per produrre le più oscene versioni di Mario e Zelda della storia per la loro fallimentare console CDI, la casa di Kyoto si rivolse a Silicon Graphics per produrre la sua nuova console a 64 bit. Con gli annunci dei primi attesissimi videogiochi Wipeout, Ridge Racer e Tekken, la notizia di ulteriori 400 giochi in via di sviluppo e una campagna di marketing memorabile e vincente, Sony consolidò un successo incredibile e duraturo. La divisione Sony Computer Entertainment divenne la più profittevole dell'intero gruppo. Le fabbriche di produzione CD di Sony dovettero espandersi negli Stati Uniti per far fronte all'altissima richiesta di videogiochi. E nel 1999 Ken Kutaragi svelò al mondo il progetto PlayStation 2, che spingeva i limiti dell'hardware consumer a livelli da supercomputer.